Bene, buongiorno a tutti voi. Questa sera viene a cena a casa mia un mio amico e voglio fargli uno scherzo, chiamiamolo scherzo, nel senso che gli preparerò una pasta degli spaghetti con questo sugo pronto. Voglio vedere quello che dice, perché lui è uno che non riesce a farsi da mangiare neanche il caffè latte, per dire. Infatti mangio solo roba già pronta, già precotta, eccetera, eccetera. Quindi adesso andiamo a vedere quello che è. Questo qui è stato preso al supermercato MD, la specialità di Beppe, 350 grammi, surgelato. Andiamo a fare una recensione commerciale, intanto che ottimo per spaghetti e risotto. La confezione si presenta bellissima, perché è in dubbio che sia fatta bene, pronto in 7 minuti, quindi andiamo a vedere quello che c'è dentro. Quindi dentro alla specialità di Beppe, sugo alle cozze, ci sono delle cozze 46%, cozze cilene, cozze atlantiche, sgusciate, non sgusciate, cioè. Quindi la preparazione è versare in una padella a fuoco moderato il contenuto della confezione ancora surgelato, coprite con un coperchio per i primi 4 minuti circa, poi per altri 3 minuti senza coperchio. Quindi mettere la pasta, farla saltare e il gioco è fatto. Quindi sembra essere abbastanza semplice da preparare. Un'altra cosa ancora, dovete scrivere grande, perché sennò la gente fa fatica a leggere. Anche in questo caso non si riesce a capire bene da dove viene questo prodotto, perché la scatola è del sugo pronto alle cozze specialità di Beppe, ma da chi è stata confezionata? Non si riesce a capire. Nello stabilimento di Via Piane Tronto 68 Controguerra Teramo, eccetera eccetera. Quindi anche in questo caso, come negli altri casi, ci sono tutte le indicazioni delle aziende, però in questo caso non riesco a capire bene chi ha prodotto, chi ha surgelato e prodotto questo all'interno. Comunque adesso andiamo a fare, poi vedremo cosa salta fuori. Bene, dopo qualche minuto di cottura il risultato è questo. Sono circa una trentina di cozze, forse anche di più, adesso non le ho contate, ma ce ne sono diverse. E poi ce ne sono alcune ancora col guscio, anche per far vedere il piatto. Le cozze sono tutte aperte. Adesso non mi rimane altro che cuocere la pasta e quindi dopo vi dirò cosa ne penso. Il profumo è buono, devo dire che questa mia recensione commerciale, per fare questa mia recensione commerciale non ho preso neanche un euro, quindi posso dire fare quello che mi pare. Detto questo, ci vediamo più tardi. Bene, devo dire che non è venuta male, profumo c'è, poi le cozze surgelate dell'Atlantico, dell'Oceano Atlantico, non è che sono buone come le nostre del Mediterraneo, comunque va benissimo, ecco, per due persone va bene. Quindi, detto questo, non mi rimane altro che augurarvi buon appetito. Mi raccomando, andate nella descrizione della ricetta sul mio sito internet e cliccate sul link del mio sito internet, dove potrete
scaricare gli ebook, i miei ebook gratuiti.